Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlarvi di cheat day versus refeed day, ovvero giornata di sgarro versus una giornata di ricarica di carboidrati, e vi spiegherò perché secondo me quest'ultimo è molto molto meglio del cheat day. Quando fate un cheat day praticamente voi consumate soprattutto cibi che avete ristretto e che non avete consumato negli altri giorni. Ad esempio vi fate un hamburger e patatine, una pizza, un po' di pasta, eccetera eccetera. Soprattutto consumate fonti di grassi. Queste sono le prime cose quando alla fine pensiamo allo sgarro, ai cheat day, ci iniziamo a consumare dolci, cioccolato, pizza, hamburger, eccetera eccetera, che hanno alto contenuto di grassi. Mentre la differenza è che con un refeed day quello che fate è praticamente mantenete bassi i livelli di grassi e mantenete costanti i livelli di proteine, ma aumentate i livelli di carboidrati. Quindi invece di semplicemente mangiare tutto quello che c'è in casa, grasso e altro, mangiate specialmente, soprattutto vi concentrate su fonte primaria di carboidrati, tipo pasta, riso, potete anche farvi una pizza marinara, mi capite? Quindi una fonte principale di carboidrati. Qual è la differenza e perché io vi consiglio di non fare il cheat day ma di fare il refeed day? Quando state a dieta per un periodo determinato di tempo, state in restrizione calorica, i vostri livelli di leptina, che è un ormone che controlla la sazietà, quando voi state a dieta per un lungo periodo di tempo, diminuiscono. Questo coincide con un aumento della sensazione di fame, che alla fine è la cosa opposta che noi vogliamo che succeda quando siamo a dieta, perché ovviamente sei a dieta e aumenta la fame che hai, sarà molto più difficile, dovrai avere molta più forza di volontà per smettere di mangiare. Quindi, quando questi livelli scendono perché è passato un lungo periodo in cui stai a dieta, una seconda cosa che succede è che con i livelli di leptina che diminuiscono, anche il metabolismo diminuisce. Vuol dire che tu, mentre magari prima bruciavi, all'inizio della dieta bruciavi 2500 calorie di fabbisogno giornaliero, piano piano, col passare del tempo, non solo la tua fame è aumentata, ma in più il tuo metabolismo si sta piano piano rallentando, e quindi magari adesso invece di bruciare 2500 il tuo metabolismo è attivo e ne brucia solamente 2200. Cosa vuol dire? Che se tu stavi in un certo tipo di deficit calorico, ora dovrai stare ancora in più deficit calorico per appunto controbilanciare il rallentamento del tuo metabolismo. Quando hai i livelli di leptina bassi, dovresti provare in qualsiasi modo a riattivare questi livelli, e dato che la leptina è molto molto sensitiva al metabolismo di glucosio, quello che conviene fare è una ricarica di carboidrati. Perché se tu fai una ricarica di carboidrati, quindi per prima cosa ti concentri a consumare tanti carboidrati, va a aiutarti a riportare sopra i livelli di leptina, che aiuta a ridurre la tua sensazione di fame e che riattiva il metabolismo. L'aumento di leptina quindi avviene in un modo maggiore se tu consumi soprattutto principalmente carboidrati e non grassi. Per questo motivo consiglio a tutti, quando siete in un periodo di dieta, di scegliere di fare un refeed day e non un cheat day. Seconda cosa, refeed day, quando voi aumentate i carboidrati, oltre a andare appunto a fare avere questi benefici a livelli di leptina e a livelli di fame, l'altra cosa che fa è che va a riempire le riserve di glicogeno nel fegato. Cosa fa questo? Indirettamente aiuta a mantenere elevati i livelli degli altri ormoni, tipo il testosterone o altri ormoni tipo il T3, e allo stesso tempo diminuisce l'ormone dello stress, diminuisce il cortisolo, che ha un effetto catabolico. Quindi diminuendo il cortisolo stai diminuendo l'effetto negativo catabolico per il muscolo, quindi ti aiuterà a mantenere anche più massa muscolare. Per questo motivo consiglio a tutti un refeed day. Per farlo, più o meno quello che direi, se tu stai seguendo il tuo piano di dieta, quindi stai seguendo un tot di calorie ogni giorno che stai seguendo per bruciare grassi, ti consiglierei di fare un giorno ogni 10-14 giorni in cui mangi non al di sotto del tuo fabbisogno giornaliero, ma esattamente al tuo fabbisogno giornaliero più un 10-20% di calorie. Proteine le mantieni costanti, i grassi li mantieni costanti come erano a dieta, e tutto questo extra spazio di calorie le fai provenire dai carboidrati. Tu sai che ogni carboidrato ha 4 calorie per grammo, per cui se tu hai un extra, non so, 200 calorie diviso per 4, sai che puoi consumare 50 grammi di carboidrati in più. Non solo questo riattiva il metabolismo e ti fa bruciare più grassi, ma in più, come abbiamo detto, aiuta appunto a ristabilire i livelli di leptina, degli altri ormoni, e ha dei benefici ottimi che il cheat day, la giornata sgarro, non vi dà. Per questo motivo io consiglio sempre di fare un refeed day invece di un cheat day. Ovviamente
qualche volta sgarrate, non ci sono problemi se sgarrate, ma sapete che se voi state pianificando un cheat day, io vi consiglio di pianificare un refeed day invece di un cheat day, quindi grassi bassi e carboidrati alti. Non solo questo, ma anche ovviamente potete utilizzare questi carboidrati in palestra, dato che i carboidrati sono fonte primaria di energia per il nostro corpo. Ovviamente più carboidrati consumate, meglio andrete in palestra, più spingete e più riuscite a fare progressi. Detto questo, spero ti sia piaciuto questo video, mi raccomando, buttaci un like, se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, guardate i miei altri video, condividi con chi vuoi, lasciami un commento, mi puoi scrivere in direct, tanto sai che rispondo a tutti. Detto questo, grazie mille, ci vediamo molto presto, ciao!